amico a Gelida. Ah, però vabbè, vabbè, è insomma, molto vicino. Molto, molto, molto vicino. Oh, ecco, l'avete sentito Albert Parera. E poi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico dagli Stati Uniti d'America, Alberto, quindi dall'altra parte dell'oceano, un periodista, un giornalista catalano, Quim Miró, che salutiamo. Ciao Quim, come Ciao, stas? Quim. Todo bien por aquí. Perfetto, Quim Miró, che conosce molto bene questa radio perché alcuni suoi articoli di exterior.cat su Radio Catalunya Italia dell'amico Rafael Hidalgo, Hidalgo, il conduttore di Radio Catalunya Italia, y nada, però hoy hablamos del Barça, Quim. Hablamos del Barça, hablamos del momento del Barça. Empezó la liga, dos victorias, dos partidos ganadas. ¿Y tú cómo has visto los partidos del Barça contra el Mallorca y Leganés? Bueno, el partido del Mallorca con mucha efectividad de cara a portería. Es importante siempre que Messi también vuelva a marcar. El último partido mucho más ajustado, y Ansu Fati que demuestra que sigue con hambre, que sigue con ganas de crecer junto a Messi principalmente. Y bueno, veremos este tramo final de temporada, una temporada atípica marcada por esta pandemia sanitaria, y veremos. Yo tengo mucha confianza que el Barça va a conquistar esta liga. Y lo que más me inquieta es ver cómo está la plantilla, los jugadores, tras tantas semanas sin la preparación física que a estas alturas tendrían los jugadores prácticamente. No, vaya, yo creo que ya habrían terminado la temporada. Exactamente. Había una Eurocopa, creo, ¿no? A esta altura de las circunstancias, sí. Pues veremos cómo afecta esto en la preparación express que seguramente están haciendo todos los equipos, pero yo tengo una confianza absoluta que el Barça va a ganar esta liga. El Madrid ha empezado bien, con una victoria clara, pero yo creo que el Barça está un peldaño por encima que el resto. En la Champions League ya es otra historia, ¿eh? También, aunque estoy convencido que va a superar la eliminatoria contra Napoli, yo creo que ahora mismo el Barça no, yo creo que no está a un nivel top para aspirar a conseguir el campeonato de Europa. Io penso che allora, vai Alberto, un piccolo riassunto, ma si è capito molto. No, credo io che sia capito molto bene. Quello che dice che gli piace il ritorno di vedere Messi un'altra volta, il momento di Andrew, però quello che forse gli preoccupa un po', però alla fiducia di vedere un Barça campioni, è sicuramente il ritorno fisico della squadra, che vediamo come può ritornare, la cosa che sicuramente gli preoccupa un po' più. E questo siamo d'accordo con Quim, stiamo molto d'accordo, Quim, perché la settimana passata qui a Radio Barça Italia abbiamo commentato che se può ganare questa liga, se i giocatori importanti, i giocatori che tengono una forza mentale e atletica, come può essere Rakitic, una gran professionalità, o l'Arturito Vidal, che empezó el partido con Mallorca en una forma espectacular, ganando pelotas contra gente que tenía 10 años menos de él. Pero la cosa que me gustó mucho, la pregunta es la misma para Giussi y para Albert, es que Quique Setién está trabajando muy bien con las rotaciones de los jugadores. Ha tenido minutos Ansu Fati en particular, ma también Araujo a Mallorca y Riqui
al final del partito contro el Leganés. Esta cosa te gusta, Kim, del trabajo de Quique Setién ahora? Sí, Quique Setién es un... Yo estaba dudando, siempre... La verdad es que, claro, yo soy de aquellos que me gustaría que Pep Guardiola estuviera donde tendría que estar, que es en su casa. A pero, todos. Pero, claro, cuando no tienes el mejor entrenador del mundo, que para mí siempre será Pep Guardiola, pues tienes que optar o fichar a otros entrenadores, ¿no? Para mí Luis Enrique fue un gran entrenador, aunque yo creo que su exigencia al final no cuajó bien dentro del vestuario, y todos sabemos que al final hemos convertido el vestuario del Barça en que no se les puede regañar o no se les puede decir lo que a veces uno piensa. Y después vino lo de Luis Enrique, vino, ahora no me acuerdo, a Valverde. Sí, Valverde. Para mí Valverde, yo tenía muchas esperanzas en Valverde, pero ya me demostró rápidamente que no era un entrenador de nivel para el Barça. Y para mí hay un factor que aún no ha resuelto el Barça, que es para mí la dejadez que está teniendo la Masía. Para mí, yo creo que la gran apuesta que hizo en su día Pep Guardiola y Tito Vilanova por la Masía, donde tuvieron la firmeza de colocar en el primer equipo jugadores como Busquets o Pedrito, que venían de jugar de tercera división, claramente. Yo creo que esa apuesta, después también es cierto que los astros seguramente se conjuraron en ese momento para que salieran jugadores de mucha calidad de la cantera del Barça, pero yo pienso que desde hace muchos años el club ha olvidado este aspecto, y para mí es básico para que no se pierda la característica que define un poco el juego y el estilo de que juega el Fútbol Club Barcelona, y que de hecho enamoró a todo el mundo, ¿no? Kim, nosotros decíamos que el hecho de que ahora tenemos 5 cambios nos beneficia. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, está claro. Pero para mí esta plantilla tiene menos calidad que otras temporadas. Hay que tener en cuenta que también los Messi, Piqué, Busquets, se están haciendo mayores. Ya no corren los kilómetros. ¡Gol del Valencia! Ha marcado el Valencia. Buena. No están controlando el VAR. Rodrigo. Espera. Está el VAR de Florentino. Espera. Continúa, Kim. Perdona. No, lo que decía, ¿no? Que yo pienso que estos jugadores, esta base de jugadores que nos dieron tantos éxitos, sin olvidar a Xavi Iniesta, a los que están aún defendiendo los colores en el terreno de juego, son más mayores, lógicamente no tienen ya la capacidad de resistencia que tenían. El mismo caso de Busquets, ¿no? Busquets era un jugador extraordinariamente bueno, para mí el mejor del mundo en su posición en aquel entonces, ¿no? Pero Busquets se está haciendo mayor y necesita un recambio. Para mí, el entrenador del Barça que tenga la capacidad de poner a Ricky Puig y de situar otros jugadores que pueden estar en el Barça B o los que puedan llegar en los próximos años de la cantera del Barça, para mí está el futuro. Allora, ovviamente, vai. Dai, allora. No, volevo dire che il gol è stato annullato nel gioco, però a me dalle immagini sembrava regolarissimo. Cioè, l'ho parlato del VAR, sembrava che ci fosse Mendy con metà corpo a tenerlo in gioco. Su Twitter, infatti, sto già leggendo
po' di scandalo fuori. Sanchez Martínez, l'arbitro, è andato pure al VAR a vedere la giocata. È normale che tenemos che la Liga contro il Madrid e contro los árbitros. Sì, todos los años. Io penso, Albert, che si è capito, no? Non c'è bisogno, dai, di fare nessuna sì, traduzione. No, credo appunto. Credo che non c'è bisogno. Appunto. Albert, però rispondi anche tu a questa domanda, al fatto se chi che sta lavorando ha lavorato bene nella rotazione dei giocatori nelle due partite, e anche la cosa che diceva Alberto, se le cinque sostituzioni aiutano il Barça oppure no. Secondo noi sì, aiutano. Secondo me anche aiuta, soprattutto quando hai una squadra che deve giocare la Champions, si sta giocando la Liga dove devi vincere ogni partita. È una squadra vecchia, è una squadra con giocatori più da 30 anni, la metà della sua squadra più da 30 anni, allora è importante avere ricambi. E fino adesso Setién lo sta facendo bene, però credo io che è una cosa normale da fare, qualsiasi allenatore avrebbe fatto una cosa simile. Il problema, secondo me, o la cosa più importante, è vedere quando arrivano le partite forti, per esempio un Sevilla e dopo quarti di finale, e dopo un Atletico di Madrid, o un Valencia quarti di finale di Champions, e dopo un Real Madrid, in quel momento si deve vedere se veramente queste rotazioni servono. Però fino adesso bene, perché il Barça ha una squadra sufficiente per vincere al Mallorca, vincere il Leganés, ha una squadra di sufficiente livello. È bello anche bene vedere come giocatori della Masia almeno hanno minuti, e per esempio Araujo ha iniziato a titolare, una cosa che non si vedeva da tempo, credo io, in una partita da Liga, un giocatore nella difesa, che è una posizione, diciamo, difficile o più importante, iniziare con un giocatore della Masia che soltanto fa un anno e mezzo che non sia, è importante iniziare a vedere cose così, perché io sono molto d'accordo con Kim, la Masia, il Barça, tu 8 anni fa tu andavi per il mondo e sapeva cosa, che la Masia era diversa, era unica accademia dal mondo. Adesso abbiamo perso importanza, è sicuramente dice no, perché già non ci sono più Xavi, non ci sono più Iniesta, sicuramente no, però dobbiamo dare opportunità. Guardiola dava opportunità a Delio, a Cuenca, a Montoya, a Bartra, a Sergi Roberto, a Fontas, anche questa gente giocavano tanti minuti. Allora dobbiamo recuperare, e credo io che Araujo e Bugia hanno livello per giocare più minuti che ogni 5 partite 10 minuti, quindi dobbiamo iniziare a fare questo. Però sì, mi piace vedere Andrew, mi piace vedere Ricky Pucci, mi piace vedere Araujo, e dobbiamo iniziare a vedere ancora più in questo momento di tante partite. Allora, per prima di andare alla pausa, Giussi, ti piace questa cosa delle rotazioni di Chiche? Sei d'accordo, oppure doveva mettere altri giocatori nella partita con Leganés? Per esempio cambiare Griezmann e non Ansu Fati, la butto lì. Io sono d'accordo con Chiche, però diciamo che quello è stato fatto, secondo me, per non ammazzare ancora di più animicamente Griezmann, perché comunque sta attraversando un periodo molto difficile, e diciamo che sostituirlo pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo, lasciare in campo un giocatore di 17 anni al tuo posto, sarebbe stato comunque un duro colpo. Per il resto io sono completamente d'accordo con chi che si tiene con le situazioni, perché giocheremo la Liga praticamente per ogni 3 giorni avremo una partita. Adesso viene un ciclo di partite che sono difficilissime, abbiamo appunto il Siviglia, poi il Villarreal, l'Atletico Madrid, il Celta, abbiamo tantissime squadre che comunque sono ostiche, che se non facciamo rotazione ogni partita non ne usciamo. E sono contento del fatto che stia puntando sulla cantera. Già l'altra volta ti dissi che Quique Setién non era uno che aveva paura, che se doveva mettere Araujo al posto di un TT lo faceva senza pensarci su 2 volte, l'ha fatto. Araujo ha giocato davvero molto bene, ha dimostrato di poter essere un'alternativa
quest'anno più che valida e di poter essere un'opzione anche soprattutto per il futuro. Mi ha fatto molto piacere rivedere anche Puig finalmente di nuovo in prima squadra, che non giocava da